Anastasia, non puoi capire, ho comprato un pacchetto da 50 euro dove mi fa girare la ruota quante volte voglio e ho trovato la leggendaria, quella tutta blu. No, non ci credo, fammi vedere. Vieni Ani, guarda. Wow, fammi un'altra. Ok, lo faccio subito. Wow, che belli. Allora, faccio... Allora, tu puoi fare quelli che vuoi. Sì, faccio anche... guardate 350. Allora, oddio, Ani, ne posso fare? Tu puoi fare anche la ruota dove ci sono anche le gemme. Sì, cosa ci tocca? Ok, questa è bellissima, bella anche quella. Vedi bellissima. Ragazzi, ogni volta che gli esce un personaggio le lo fa rifare. Bella! Vediamo. Oh. Questa ce l'avevo già, però bella. Vediamo. Oddio, oddio mio. Che gatto! Vediamo se esce adesso. Oh, il re! Perché mio principe? Tu hai sia il re sia il principe. Wow! Oddio, no, quella lì ce l'avevo già, quella lì. Vediamo. Madonna, Anastasia, madonna! Vediamo la prossima. Madonna, perché usciva quella, se c'è anche quella. Buongiorno ragazzi e benvenuti in questo nostro nuovo video. Oggi è domenica e domani sarà il primo giorno di scuola. Quindi, come potete ben vedere, sono in bagno perché Vanessa e Anastasia dovranno fare un bel bagnetto, rilassarsi e andare a fare la nanna prestissimo. E voi ragazzi, quando andate a scuola, a che ora andate a dormire? Scrivetemelo nei commenti. Ma adesso andiamo a vedere cosa stanno facendo Vanessa e Anastasia e portiamole a fare il bagno. Bimbe! Mamma! Niente, ciao! Come stai? Io sto ballando! Guarda, sto come stavo 10 minuti fa quando eravamo giù a far merenda. Sì, perché hai nascosto il telefono, scusa? No! Perché? No, questo non è il telefono. Sì, quello è il telefono. No, questo sembra un telefono. No, quello è il tuo telefono. Vabbè, comunque, c'è giù la nonna Elisa. Adesso la chiamiamo e andiamo a fare il bagnetto insieme a lei. Domani, ragazze, si va a scuola. Bisogna... No. Va bene, ci vediamo dopo. Ciao. Sì, ciao. Preparo l'acqua. Sì, ciao. Ma, ragazzi, ma perché Vanessa e Anastasia sono così strane? Mi hanno cacciato dalla camera e hanno nascosto il telefono appena sono entrata in camera. Non so, voi sapete qualcosa di cui io non sono a conoscenza? Scrivetemelo nei commenti. Guardate chi c'è! Oggi sono venuta a mangiare dalle mie nipotine, però loro mi hanno trascurata. E quindi sono molto arrabbiata. Ma effettivamente sono un po' strane, visto come mi hanno trattato in cameretta. Sì, stanno nascondendo qualcosa che devo scoprire. Già. Però senti, hai voglia di darmi una mano a farle il bagnetto? Sicuramente. Vediamo se mi riprendo un po', perché esatto. Sono un po' così. Un po' che non va. Stordita. Capita. Sono una nonna. Esatto. Ciao, ci vediamo dopo. Vanessa, Anastasia, andiamo a fare il bagnetto? Ok. Siete contente che ci sono io? Sì. Oh, finalmente, da un'ora che vi chiamo, anche la nonna è venuta a chiamarti. Aspetta, dove vai te? Sì, adesso te la faccio fare. Vi ho messo la bomba nell'acqua, ma non si vede niente. Come mai, Vane? Sono queste qua, quelle dietro la nonna. Comunque, ascoltatemi un attimo. No, non è calda, va bene. Il bagnetto e i capelli li lavate da soli o avete bisogno di noi? No, no. Se li lavo io. Faccio. Dai, mamma, aiuta la nonna. Ma vai via. Ma come va via la nonna? Avete visto, bambine? Oggi non lo so cosa ha Anastasia, è arrabbiata con me. Ma no. Mi manda via. Ma io non vengo più. Ok, brava. Quando vado alla casa nuova, non viene neanche lei. Se qualcuno vuole la nonna di Anastasia, al posto di Anastasia, lo dica che la nonna gli va a fare il bagnetto. Scrivetelo nei commenti. Metto. Ok. Ah.
tratti la nonna male. Ci offende. Tutto questo, va bene. Va bene, dai, allora ci vediamo dopo il bagnetto, ok? A few moments later. Il bagnetto finito, adesso asciughiamo i capelli. Adesso asciughiamo i capelli, ho aiutato a fare il bagnetto, abbiamo fatto la pace. Ah, okay? È vero, sì. Nel frattempo hanno fatto la pace la nonna ed Anastasia. Non sono più arrabbiata. No, posso, quindi resti venire qua. Alla mia casa anche quanto vogliono. Quindi resti con noi, non vai verso i bimbi. No, va bene, va così. Bene. Mi vanno bene loro due, basta così. E ti avanzano, immagino, anche. Infatti. Bene, bimbe, asciughiamo i capelli e poi il pigiamino, va bene? E poi facciamo vedere che abbiamo preparato gli zaini e vediamo se manca qualcosa, ok? A few moments later. Allora, amore, ascoltami. Ho preso la sacchetta con dentro le scarpe. Adesso le maestre ci hanno chiesto che, se volevamo, potevamo mettere dentro la sacchetta delle scarpe per fare ginnastica un cambio. Lo mettiamo, quindi? Sì, non ci credo. Perché? Ho fatto tutto io, no? Sì? E l'ho bagnato qui, sono asciugata già un po' asciutto. Hai visto, era amore? Tutto bagnato. Oh, amore mio, hai visto? Allora, ti va di mettere, così ti responsabilizzi e lo fai tu, il cambio nella sacchetta delle scarpe, per favore? Guardate la sacchetta. È bellissimo. Se noi ragazzi domani finiamo alle 2. Sì, tu per i primi 3 giorni inizi alle 9 e finisci alle 2, mentre Vanessa inizia già con orario pieno, quindi dalle 8 e mezza alle 16:30. Guardate la sacchetta. Si apre così, io praticamente lo zaino me lo prende la mamma, io sarò davanti. Ah, sì. Domani ti aiuto. E poi lascio le cose tutte lì nell'armadietto. Lasciamo tutto nell'armadietto. Sai, Anastasia, c'è questa grandissima novità quest'anno. Fortunatamente noi mamme, per il primo vostro giorno di scuola, possiamo entrare e stare con voi mezz'oretta. 3 giorni. Cosa fate? No, solo domani. Eccomi, facciamo ambientare un po' i bimbi, che insomma li aiutiamo a tirar fuori tutte le cose dallo zaino e niente. Poi insomma li facciamo sedere al loro banco. Tu dove ti vuoi sedere domani, amore? Io vicino a Giulia e Leia. Ma in prima fila, in seconda fila? La prima. In prima fila, bravissime. Sì, dove siamo le prime, almeno poi vediamo. Almeno vedi la maestra. Certo. Certo. Uguali, sì, e poi vedi la maestra in faccia e capisci quello che dice. Sì. Sarà facile che la maestra magari vi sposti di banco, vi fa girare, ok? Vabbè, se non siamo vicini, però vabbè. Devi anche conoscere. Esatto, devi conoscere anche gli altri compagni, perché Amelia e Giulia sono le bimbe che erano in classe con te all'asilo. Ascolta, tu hai messo i vestiti, benissimo il cambio. Vanessa, parliamo con te un attimo. Allora, da quest'anno c'è una grande novità, cioè che vi potete lavare i denti a scuola, fantastico, per chi lo vuole, tu lo vorrai ovviamente. Quindi abbiamo già messo nello zaino lo spazzolino e qui c'è il dentifricio. L'unica cosa, Vane, è che non ho messo una sacchettina per metterli dentro. Non importa? Ok, vai a vedere dove l'ho messo e credo dove ci sia già l'asciugamano. No, lì? Perfetto. Boh, allora vai, mettilo lì. Aspetta. E siamo a posto. Adesso fammi pensare. Tu mi hai chiesto anche te di portare le scarpe. Per me non è necessario, anche perché va nel giorno che farai ginnastica, ce lo comunicheranno e lo porti quel giorno. Sì, poi tu sei il piano terra, non è che hai delle difficoltà. Allora, la scuola ci dà il diario e poi la maestra scriverà matematica, italiano, matematica. Ma sì, infatti. E noi lo scriviamo sul diario. Metteranno giù l'orario. Quest'anno dovrai imparare a fare gli schemi e a studiare da sola. Promesso, sì, Anche ragazzi, mi sono di bagnetto al maglietto. Come hai fatto? Con l'acqua? E ti è caduta ancora l'acqua? Sì. Un'altra cosa molto importante, Anastasia, te l'ho già detto oggi. A casa ho solo bottiglie di acqua normali, quindi col tappo che si avvita e si svita. Ascoltami bene, tu adesso fai le prove con me per avvitare benissimo la bottiglia d'acqua, perché se tu la metti nella cartella svitata, tu bagnerai tutta la cartella e tutto ciò che c'è all'interno, ok? È un classico dei bambini di prima elementare, forse anche delle classi superiori. Dove vai? Vai a bere? Ok, Vanessa, prendi l'acqua e facciamo subito le prove. Ma è grossa. Gli mettiamo quella? Io non volevo mettergliela perché era grossa. Ci sta, per carità. Però pesa di più. Ma pesa di più lo zaino. Vabbè, ma tanto quando esce lo zaino sarà vuoto. Vanessa ha trovato la bottiglia d'acqua perfetta per te. Allora tu domani ti porti questa. Ma parliamo della merenda. Cosa porterai a merenda tu domani? Pane e Nutella, va bene. Mentre ciao. Vanessa? Porto i, come si chiamano? I taralli? Sì, taralli. Non vuoi la brioche con il cioccolato? Sì, ma vedere se
E ti basta un sacchettino di taralli? Adesso vi farò panna e Nutella. No amore, lo faccio io domani mattina che è più fresco. No, domani mattina. Domani mattina io mi sveglierò presto, sì, e vi preparerò le merende. Metterò l'acqua negli zaini. Due sacchetti di... Infatti, sì, non esagerare che poi a pranzo non mangi. Ok, bimbe, sono un po' agitata, ho mille pensieri per domani, ho paura di aver dimenticato qualcosa, ma fa niente, anche se fosse, il giorno dopo li portiamo. Adesso andiamo su, ci laviamo i denti e andiamo a dormire, non voglio che andate a dormire tardi, sono già quasi le 9:30, va bene? Ci sei, Ani? Ah, sì, Ani, sì, grazie, Prego. Allora bimbe, dai, sei contenta di andare a scuola? Però vi voglio a letto, perché è tardi e non voglio che domani mattina siate troppo stanche. Allora, lì ci sono i pigiamini, adesso voi andate a mettere il pigiama, vi andate a lavare i denti che io vado un attimo a controllare dei movimenti sul telefono della banca. No, cosa? Non vuoi metterti il pigiamino? No, ma perché la banca? Perché la banca? E devo andare a vedere se è andato a buon fine un pagamento. No, cosa, ma che c'è? Ma che volete? Ma no, perché? La polizia ti arresta. A me arresta la polizia. Perché mi dovrebbe arrestare la polizia? Ma arrivo subito. No. Ma cosa c'è? Vieni con me a lavare i denti. Vabbè, ma adesso arrivo. Un secondo. È urgente. Ho fatto un bonifico. Voglio vedere se è andato un bonifico. Ma che c'è? Ma cosa avete? Sì, dai, andiamo a lavare i denti e andiamo A letto. Vabbè, sì, gli ho detto che volevo andare a dormire presto, però. Vabbè, dai, lavatevi i denti e che io arrivo subito. No, vabbè, un secondo. Devo fare la pipì. Ragazzi, volevo dirvi che ho l'asciugamano in mano, perché adesso lo vado a ritirare, perché ho messo un asciugamano sui primi sgla. Il primo gradino, sì. E poi ho messo i piedi, l'altro gradino. Davvero? Sono andata a prendere le ciabatte. Amore, ti sei messa le ciabattine come ha detto mammina. E poi ho strisciato ad andare giù. Amore, non devi però devi fare attenzione quando fai queste cose, che non cadi dalle scale. Cosa fai? Sei diventata pazza? Batti le mani? Hai fatto l'applauso? Cosa fai? Ti spogli in diretta? Non puoi! Ascoltami! Appunto, Vanessa si è messa il pigiama. Eccolo qua il tuo pigiama, mettilo anche tu. Ok, brave bimbe che vi siete messe il pigiamino. Dov'è Anastasia? Dov'è? Vane, lo sai, sono stanca di questa bambina. È introvabile. Ani, i grembiolini! Non li ho fatti vedere! Cioè veramente Ani, il tuo grembiolino per la prima volta, sì. Domani vi faccio una bella foto, cucciole mie. Ragazzi, cosa ho detto? Ble? Ha detto ble o bello? Bello, ha detto bello al contrable. Non gli è uscito un ble bello. Ani, ma li fai male? Di dentro c'è una batteria, le fai male. Vai immediatamente a dormire. Adesso io mi vado a fare una doccia. Dopo vi vengo a dare l'ultima buonanotte. Ma vi voglio trovare già a letto. Anastasia, io lo dico alla tua maestra domani che sei un po' agitata. No. Così ti mette subito sul chi va là. No. E allora fai la brava, amore mio, dai. Ani, ascoltami. Zitta un secondo. Vani, ascoltami. Rilassati. Perché vedete, mi fate diventare fuori di testa. Dico Vane al posto di Ani. Ani, ascoltami. Rilassati, che domani mattina ci dobbiamo alzare presto e sono 3 mesi che vi alzate all'una del pomeriggio. Vai a letto. Io vado a farmi la doccia. Se quando torno non siete a letto, le prendete. Buonanotte. Guardate, ragazzi, vi dico un pezzo. Io non ho dato questo, non lo vedo. Stavo guardando da qui e mi è andato in testa. Dai, adesso, sì. Amore, mi prometti che ti rilassi? Dove sei? Non ti vedo. Mi prometti che ti rilassi? Sì. Dai. Ragazzi, che fatica mandare a dormire quelle due. Domani si va a scuola e bisogna andare a dormire presto, devono essere riposate. Comunque, ho fatto una sorpresa ad Anastasia, le ho comprato un gioco e volevo capire se il pagamento era andato a buon fine. Quindi adesso guardo un attimo sul conto della banca, cosa che dovevo già fare prima, ma me lo hanno impedito.
e vediamo se sono entrata. C'è un pagamento da €49,99 di iTunes App. iTunes App. Ma sono i giochini del telefonino. Hanno comprato un gioco sul telefonino e hanno speso €50. Adesso vado di là e chiariamo subito una cosa. Bambine? Bambine? Scusate, svegliatevi un secondo. Vanessa? Vanessa? Vanessa, svegliati. Allora, non ti vuoi svegliare? Io ho controllato la mia banca e mi sono accorta che c'è un pagamento da quasi €50, anzi da €50 per un gioco comprato. E quindi, adesso, dov'è il tuo telefono? Io adesso vado giù, prendo i vostri telefoni e ve li sequestro. Non vi permettete mai più di fare una cosa del genere. Io non ho fatto, è tutta colpa sua. Guarda, mi sicuramente... Mamma, scusa, non ho fatto il posto spiccato ed è andato e non sapevo più come dirglielo. Ho capito Vanessa, ma se tu me lo avessi detto io potevo annullare la transazione e invece adesso non lo posso più fare e quindi ti sequestro il cellulare per un mese. Sì, invece sì, a meno che il gioco non è super bello e ci gioco io, però adesso lo valuterò da sola. Buonanotte ragazzi, questo video lo terminiamo qua perché domani ci si deve alzare molto presto, però sono molto arrabbiata con voi, con tutte e due. No, con te no, figurati, tanto qua i soldi. Amore, scusa allora. Comunque buonanotte. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, attivate il campanellino. Ciao! Buon inizio scolastico!